Ciao Diego, siamo live. Ciao Isidoro, come stai? Tutto bene, tu come procede la quarantena? Come tutti penso, con grande fatica, però quasi ci siamo ormai un pochino abituati. Infatti adesso forse è il contrario, quando dobbiamo uscire, dovremmo uscire, si farà fatica a capire come uscire. No, è quella, ma sai qualcosa per cioè, domani si i prima e seconda, quindi ufficialmente riprendono ad allenarsi. Sì, lunedì ho avuto notizie anche dal Consiglio federale che lunedì sicuramente prima e seconda categoria potranno ricominciare. C'è un po' di dubbi rispetto al fatto che, come tu sai, i circoli ovviamente alcuni vogliono riaprire, altri comunque, sai, si sono fermati anche molti con i palloni ancora su, quindi qualcuno è riuscito a buttare giù i palloni, però comunque i campi sono un po' da rifare, altri comunque hanno tenuto sui palloni. Insomma, è una situazione ovviamente molto complicata, per cui anche un rientro io ho sentito molto, molte perché, tutti, non tutti insieme, tutto quanto. Secondo me un rientro graduale, forse più anche per i circoli e per i campi e tutto, è un pochino più facile da gestire, insomma. Eh sì, anche per una questione di costi, perché aprire solo per pochi, per i primi e seconda, ha anche un bel costo. Diego, tu quest'anno hai fatto 50 anni, hai compiuto 50 anni Mi hai e beccato, con mi hai beccato proprio. marzo, se non ricordo male, Sì, giusto? guarda, lo racconto perché è stato un mio cinquantesimo particolare, perché io avevo deciso di fare il cinquantesimo a Miami quest'anno, volevo andare a farlo a Miami, che è la città, diciamo, che dove facevo ogni volta i 50 anni, perché facendo il 15 di marzo ogni anno mi trovavo a giocare a Miami, per cui l'idea era quella di tornare lì. E invece, sai dove l'ho fatta? L'ho fatta in autoisolamento in quarantena, addirittura Me l'ha autoisolamento, raccontato. perché avevo anche la febbre, quindi non potevo neanche stare effettivamente con i miei, quindi mi ero proprio dovuto autoisolare in camera. È stato un cinquantesimo particolare, diciamo non bellissimo, ma unico quantomeno. Ti rifarai per i 51. Eh sì, sicuramente. Visto i tuoi 50 anni, la tua carriera comincia nel 1987 e finisce nel 2001. Mi piacerebbe ripercorrere le tappe principali con aneddoti e curiosità. Cosa ne pensi? Va benissimo, sì, come no, volentieri. Allora, 1987 vinci Wimbledon Juniores. Sì. Com'è stato? Come si arriva a vincere una tappa del genere? Ma guarda, innanzitutto è particolare perché ovviamente sull'erba ho imparato a giocare solamente a gennaio in Australia perché non ci avevo mai giocato prima. Andando col maestro Lombardi lì, era una novità per tutti. Noi venivamo da giocare sul veloce, sulla terra, invece ci misero a giocare in questi parchi, praticamente segnando con della calce il campo e ci misero a giocare lì in Australia. Da lì però effettivamente in tre tornei feci una vittoria, una finale e una semifinale e quindi sapevo che mi piaceva giocare sul veloce, sul cemento, sull'indoor. Ma non avevo idea di poter giocare anche bene sull'erba. E quindi scoprimmo questa cosa. A questo punto, poi durante l'anno con Lombardi, preparammo proprio Wimbledon perché arrivando in semifinale Australian Open e sulla terra, comunque la stagione mia era un pochino meno importante perché ovviamente feci il buon figlio. Il buon figlio persi con Courier in quarti. E poi decidemmo, anziché andare a Roland Garros, dove chiaramente ero qualificato, invece decidemmo di fare una buona preparazione sull'erba per cercare di vincere Wimbledon e incredibilmente ci riuscimmo perché vinsi anche il torneo di Thames Ditton, quindi il torneo prima, e a quello di Surbiton in semifinale mi ritirai per non poi dopo stancarmi troppo, per puntare proprio alla vittoria di Wimbledon. Fu molto bello e veramente ben, come dire, anche architettato da Roberto Lombardi. Come si gestisce a 17 anni, immagino poi la pressione da italiano che vince Wimbledon Juniores? Ma non si gestisce, nel senso che ovviamente è complicato. La prima cosa che dissi anche quando mi chiesero di Quincy, la prima cosa che dissi è che la difficoltà è enorme, perché ovviamente in Italia pochi hanno fatto un risultato così importante in quel torneo e quindi
è il torneo più prestigioso al mondo. Appena a livello juniores c'è qualcuno che fa qualcosa, si spera poi che lo possa fare anche a livello professionistico, ovviamente. E noi ci esaltiamo tantissimo. Questa esaltazione può diventare aspettativa, l'aspettativa che poi ti può un pochino, come dire, creare diciamo, della pesantezza quando è in campo. Effettivamente è quello che è successo un pochino a tutti. E bisogna, secondo me, perseguire quello che hai fatto fino allora, cioè crederci, avere il tuo stesso staff, andare avanti per la tua strada, cosa che io non ho fatto, e quindi ho fatto casino prima, per primo io, cambiando tanti allenatori, e proprio perché eravamo tutti quanti, io non venivo da una famiglia di tennisti o di sportivi, sono stato il primo, e quindi ovviamente per me, i miei sono tutti ingegneri elettronici, aerospaziale, facciamo totalmente altro. Per cui ovviamente era tutto nuovo e io ho fatto molto casino, i miei genitori, poverini, diciamo, mi sono venuti dietro in questi problemi. A proposito dei genitori, a Roma l'anno scorso io ho conosciuto tuo papà, che è una persona davvero straordinaria. Mi Grazie. ha raccontato un aneddoto che infatti non si trova da nessuna parte, che anche nelle varie riviste, sai, mi sono informato un po' su di te oggi, ho studiato per questa intervista, che è la tua esperienza da bollettieri, dove hai visto Agassi. Ti Sì, va di raccontarla anche ai ragazzi? Che ma bellissima! volentierissime. Allora, la realtà è che nel 1990, dopo un paio d'anni dove io comunque avevo fatto abbastanza bene, però diciamo, si pensava che potessi fare molto meglio, Nick, con l'apertura all'Odi del suo centro Bollettieri Tennis Academy, qui a Milano, contattò i miei genitori per dire loro che voleva allenarmi e che credeva moltissimo nel fatto che io potessi diventare un giocatore molto, molto forte, molto importante. E che ovviamente lì a Bradenton c'era Andre che si allenava e che era della mia stessa età. Per cui io ho deciso di partire e di andare a scoprire, diciamo, come ci si allena da Nick. E fu un'esperienza eccezionale, a parte il fatto della sveglia alle 5 e tre quarti, e quindi tutto nuovo, nel senso sveglia presto, una caserma, tutti devono fare la propria, ovviamente tenere il proprio letto, la propria stanza in modo perfetto, se non lo fai, pulisci i bagni di tutti, quindi non ti dico che cosa vuol Quindi lo dire. stile militare è vero. Sì, è totalmente reale. E devo dire anche ti forma come ragazzo, ti forma come atleta, devi sgomitare perché ovviamente ci sono tantissimi giocatori che vanno lì per fare bene, per emergere proprio e ti rendi conto che il tennis è veramente uno sport veramente diciamo individuale ma anche molto molto cinico, è molto ovviamente verticistico e per cui devi andare là e cercare di far sì che le attenzioni di Nick stiano su di te. Lì c'è un team di pochi ragazzi che loro diciamo lo chiamano il top team o qualcosa del genere, dove io ero all'interno e la cosa bella era che ci allenavamo in questo campo dove lui aveva coperto tutte le non si poteva vedere da fuori Ah, neanche. ok. Sì, lui aveva coperto fino a sopra proprio e c'era delle telecamere all'interno per poi fare gli allenamenti, quelli che faceva solamente lui. E Andre si allenava sempre lì. Per cui io mi sono allenato spesso con lui ed era un ragazzo veramente eccezionale. A parte una bella persona, ovviamente molto molto attaccato a Nick, tanto da volerlo sempre tutto per sé. Ed è stata un'esperienza pazzesca, veramente bellissima. Bollettieri, secondo te, è davvero un grande allenatore o è più uno psicologo? Quindi ti entra più nella testa o davvero insegna tennis? Che è una domanda che fanno in tanti. Ma guarda, è curioso perché ultimamente, per farti capire, il mio nuovo progetto, che è un progetto praticamente integrato con Mental Tennis, che è una nuova idea di mental tennis in campo, per me
È difficile scindere, nel senso che secondo me l'allenatore vero è un allenatore di vita, è un allenatore di attitudine, è un allenatore di insegnamenti. E coach, tu sai benissimo che vuol dire bus, vuol dire trasporto, no? In inglese, in americano, soprattutto negli Stati Uniti. E quindi coaching vuol dire proprio portare e trasportare Trasportare. qualcuno da una parte a un'altra, cioè ovviamente nel percorso che lui vuole fare per diventare un atleta professionista. Quindi secondo me non c'è, non bisogna scindere così tanto, cioè la parte tecnica, atletica e mentale, secondo me in questo momento è assolutamente unica e quindi bisogna lavorare sotto tutti questi aspetti. E lui lo faceva perché lui era un motivatore, un grandissimo motivatore, un grandissimo insegnante di vita e di come si sta, di come si affrontano le difficoltà, di come si affrontano le partite, di come si affrontano le difficoltà di ogni giorno. E poi aveva dei tecnici validissimi vicino che lo aiutavano dal punto di vista anche quindi strettamente tecnico, ma non credo che sia la parte strettamente tecnica che fa un grande allenatore. Secondo me un grande allenatore lo fa un grande comunicatore che ha anche poi nozioni tecnico-tattiche. Tecniche. Sicuramente. 1988 forse uno dei tuoi anni migliori. Sei stato, ed è ancora questo record, il più giovane italiano a vincere un turno Slam. Nell'88, me li sono segnati perché se no non me li ricordo tutti, hai fatto la tua prima partita sul campo centrale degli internazionali di Roma. Wimbledon, hai fatto terzo turno Wimbledon, terzo turno US Open e Australian Open. Avevi appena 18 anni e come è stato girare il mondo a quell'età con un team? Bah, era tutto, sai, in quel momento hai 18 anni, come dicevi tu, pensa che io ogni anno che cominciavo l'anno, siccome li ho fatti a marzo gli anni, nell'88 avevo 17 anni, per 7 anni. cui era tutto un sogno pazzesco. Io penso di veramente di non dire nulla di strano se dico che ho vissuto una favola, perché, ripeto, ero un ragazzo che veniva da una famiglia che faceva tutt'altro e mi sono trovato catapultato nel mondo dello sport. Sono stato sempre un pazzo di sport, di tennis, malato totale. La mia vera ispirazione è stato sempre John McEnroe, per cui da quando l'ho conosciuto proprio vedendolo nel 77, 76, 77, quando ho cominciato a fare i suoi primi grandi risultati, mi sono innamorato di quel giocatore e quindi per me è stata una cavalcata dentro un sogno, perché sei un ragazzo giovane, capisci, Isidoro? Pensa che quando tu Ma ti hai rendi 18 conto di quello che succede? anni, ma devo dirti, sei talmente preso, però, perché poi hai delle responsabilità enormi. A 18 anni, io ho fatto una delle conferenze stampa a 17 anni quando ho vinto Wimbledon, poi a 18 anni in inglese con 50-60 giornalisti da tutto il mondo che voglio dire, ti fanno domande, le devi capire, se non le capisci ti devi buttare, cioè, devi imparare comunque a conviverci, a viverci, per cui è tutto un cresci molto presto, questo sì, e però sei un ragazzo giovane, quindi fai tante stupidaggini dettate dalla giovane età, dall'inesperienza totale, e lì ecco dove il team, quindi un manager importante, un allenatore importante può fare la differenza per avere equilibrio, cosa che difficilmente riesce ad avere da solo, perché Quell'età. è complicatissimo a quell'età. Per cui sì, penso che la chiave per diventare e rimanere poi un giocatore veramente importante a quel livello è l'equilibrio. In tanti ce l'hanno anche naturale, metti adesso diciamo Jannik Sinner, no? Lo vedi già un ragazzo equilibrato di per sé. Molto equilibrato, molto tranquillo, In molto più anche un grande team. e in più ha un grande team. Quindi ecco perché le due cose. Adesso non sappiamo mai se è così equilibrato perché ha un grande team oppure è già equilibrato di suo. Però le due cose Bellissimo. insieme sono sicuramente, secondo me, vincenti a livello proprio di risultati e di continuità di risultati, perché poi risultati ne fanno in tanti. Anche io ho fatto dei risultati eccezionali a determinate età con giocatori eccezionali, ma ripeterli nel tempo è complicato. A proposito di McEnroe, vabbè, anche tu sei un mancino e hai un gran servizio.
è stato uno dei tuoi colpi, soprattutto sul veloce principali. Nel 92 sfidi John McEnroe in America, US Open, secondo turno, e vinci anche il primo set. Com'è? Allora, com'è stato? Allora, innanzitutto la cosa bella è che io a quell'epoca avevo lo stesso manager di John, che era Sergio Palmieri, che poi dopo Sergio oggi è Internazionale Italia, direttore e poi Next organizzatore Gen. Next Gen, Coppa Davis. Globetrotters, Sergio... anche lui. Sì. Lui è stato il primo a portare Globetrotters in Italia. No, vabbè, ma è un grandissimo manager. Tra l'altro non solo McEnroe, Noah e altri atleti eccezionali. E niente, mi fece addirittura giocare in doppio con John nell'89, nel 90, quindi lo conobbi e lo conoscevo. Conoscevo lui, Jimmy Connors, tutti i miei idoli mancini. A un certo punto, gli US Open di quell'anno, secondo turno, gioco contro John e giochiamo sul centrale. E ti devo raccontare questa cosa perché è divertentissima. Allora, la partita, John era innervosito perché aveva piovuto, comunque non era una bella serata dove si poteva giocare o si potesse giocare così pulito. Per cui la partita era complicata. Io ero abbastanza, come sempre, un po', diciamo, come dire, aggressivo. Non ho mai... Ero così, non avevo problemi di giocare contro un giocatore così forte, quindi essere intimidito. E quindi sono andato in campo tranquillo, lui non giocava benissimo, io invece ho dato tutto e vincevo un 7-0 e anche, mi sembra, un break o qualcosa del genere. Il bello è che a un certo punto, in uno dei colpi, John mi fa una smorzata, io arrivo sulla palla, finto di andare lungolinea, tiro diagonale stretto e lui cade col sedere per terra. Boom! Sul centrale di casa sua. Sul centrale di casa sua. E la gente fa quella specie di... Oh, sai, quel mormorio pazzesco. Mi giro verso il mio angolo e c'erano tutti quanti allenatori e cose. E il mio vecchio amico allenatore che mi guarda e mi fa... Così, no? Mamma mia, come per dire, hai seduto John McEnroe sul centrale di Wimbledon, di US Open a casa sua, di New York. Non l'avessi mai fatto, Isidoro, perché lui si è rialzato non guardandomi neanche in faccia, dove io gli avevo chiesto tutto a posto e lui non mi ha neanche guardato. Dopodiché mi ha dato 6-4, 6-2, 6-1, 6-0, non mi ricordo. 6-3, 6-0, 6-2, me l'ero segnato. 6-3, 6-0, 6-2. Mi ha dato una stesa poi di quelle, cioè dopo che ha avuto questo momento, è come se si fosse svegliato, non devi mai esagerare e svegliare il can che dorme, capito? Lui stava dormendo, tranquillo, magari mi vinceva un altro settino. E invece magari poi perdevo al quinto, però perlomeno invece l'ho svegliato, è stato terribile. E beh, fine carriera poi, che lui, non ricordo se quell'anno o l'anno prima aveva avuto il problema agli Australian Open, che era impazzito, quindi era bello tenace in quell'ultimo periodo. Sì, attenzione, era ancora numero 5-4, per cui 6-5, sì. Cioè, quindi era ancora un giocatore forte. È vero che era fine carriera, ma era un giocatore poi che era complicato, un grandissimo giocatore ancora, insomma. Nel 93 fai quarti di finale sempre a US Open e la tua prima finale ATP, sì, a Bordeaux contro Bruguera. Lì che stato, anno guarda, è stato? È stato un anno fantastico, lì ho fatto quarti di finale a Miami, quarti di finale anche a Miami. Miami, poi ho fatto la... E poi finalmente io cercavo questa vittoria in un torneo ATP che ho inseguito tutta la vita e che non ho mai vinto. Devo dire, adesso mio amico giornalista Giorgio Spalluto, spesso, che è il mio compagno di telecronache su Super Tennis, mi prende spesso in giro perché dice che non ho mai vinto un torneo ATP, ed è vero. Però mi ha anche detto: Diego, però tu non sai che hai fatto più di 10 semifinali ATP, che erano fatti in pochi, perché vuol dire che eri sempre lì, comunque sei stato lì tra i migliori e cosa. E no, quell'anno persi, guarda, particolare, a Bordeaux come al solito sono le cose strane. Allora vado a Bordeaux, ricordo che ero ultimo fuori, cioè primo fuori, non ero dentro il tabellone. Devo giocare le qualificazioni. Arrivo, tra l'altro Bordeaux è vicino casa a Monte Carlo, 4 ore di strada, quindi vado addirittura in macchina. E praticamente ho la fortuna che dopo aver vinto i due turni di quali mi dicono che l'ultimo, diciamo, che mancava un giocatore, quindi io ero testa di serie numero 1, ero di diritto in tabellone.
quindi entro come, diciamo, non, perdo l'ultimo turno, ma giocandolo abbastanza, non veramente bene, con attenzione, perché sì, neanche con tanta attenzione, perché sapevo già di essere qualificato, perché ero, lui, diciamo, mancava già un giocatore, per cui ero già dentro. Quindi entro come lucky loser e vengo, diciamo, sorteggiato contro Thierry Champion, che era francese. Lì ho battuto praticamente Champion, facile, 6-2-6-2. Poi ho battuto Emilio Sanchez, poi ho battuto Santoro, 6-1-6-1, ho fatto una partita incredibile. E in semifinale Marc Rosset, che all'epoca era un giocatore sul veloce svizzero, serviva oltre i 220 km all'ora, molto molto complicato. Persi con Sergi Bruguera, dove Sergi era vincitore di Roland Garros 92-93, quindi un giocatore, no scusa, 93-94, quindi comunque nel 93 vinse Roland Garros, era un giocatore complicatissimo da battere, persi in finale a Bordeaux. Però un grande torneo che ricordo con grande piacere, tra l'altro mi regalarono, vuoi che te lo faccio vedere? C'ho la sì, coppa lì. Assolutamente. Aspetta. Sì. Dopo facciamo la coppa di Bordeaux, è particolarissima perché è divertente. Guarda, te la faccio vedere, perché è forte per il semplice motivo che, la vedi, si vede? Sì, è una bottiglia. È una grande bottiglia di vino, vedi? 1993, Primrose, eccetera, eccetera, finalista e tutto quanto. Era una delle coppe, diciamo così. Questa invece è Wimbledon 87, che puoi vedere la juniore, nella teca, sì, nella juniore, dove c'è anche, come puoi vedere, la foto quando sono premiato, che è carina. Questa è il doppio, la finale del doppio, e questa è la, poi dopo andiamo avanti e poi magari lo scopriamo dopo. A proposito di Emilio Sanchez, sì, mi è sempre, cioè mi hai raccontato anche, visto che ormai ci hanno visti un bel po' di volte, sono venuto anche a trovare nel tuo circolo, sì, che con lui hai giocato, se non è la partita più bella della tua carriera, una delle più belle partite, sì, sì, della tua carriera. Mi voglio collegare a questo dicendo, secondo te quella era una giornata perfetta? Come si fa a capire se lo senti che quella giornata è perfetta in tutto prima di un match, che quel match andrà storto da tennista? Tu lo sentivi prima o era tutto al momento? Allora, anzitutto no, è una bella domanda, molto molto complicata. Diciamo che tu sai benissimo come hai giocato, non hai giocato a tennis, ma hai giocato a calcio ad alto livello, qualsiasi cosa... Alto livello, un buon livello. Vabbè, a un buon livello. A qualsiasi cosa tu sai benissimo che può cambiare all'improvviso la tua sensazione con veramente delle piccole cose, le cambiano. E ci sono delle giornate dove realmente accusi meno pressione, ti senti più sereno, vai a fare per esempio l'orario di gioco, faccio un esempio semplice, io per esempio avevo questa capacità di giocare molto bene dalle 4 del pomeriggio in poi, ma proprio bene bene bene, cioè il momento migliore della mia carriera, le partite migliori le ho sempre giocate dalle 3, le 4 in poi. La sera giocavo sempre benissimo, sempre molto molto bene, quindi con le luci, col fatto che comunque c'era un pubblico importante, però dove non c'era così tanto sole che potesse, meno vento per esempio, tante cose, ognuno ha le sue, no? Le sue cose migliori, e lì sì. Quindi ognuno ha le sue caratteristiche, lo sente un pochino. In più quella sera, devo dire, nell'88 contro Emilio, tra l'altro avevo la mia Max 200G, quindi la mia racchetta preferita, e niente, praticamente tutto andava perfettamente. Lui era un giocatore difficile contro cui giocare, perché è un giocatore molto molto solido, che giocava molto molto bene, ma che comunque faceva fatica quando lo si attaccava molto. E io quel giorno, chiaramente col mio allenatore, decidemmo di fare una tattica molto spregiudicata, con tanti attacchi continui, e poi il pubblico mi cominciò a forzare, a esaltare. Poi il pubblico di Roma è sempre stato un pubblico con il quale ci sono sempre andato d'accordo, e siamo saliti alla grande in quella partita. Ho vinto 7-6, 7-6, una partita dove veramente, come dici tu, tutto gira bene,
tutto gira bene, i colpi ti girano, nel momento in cui devi fare una cosa difficile ti riesce. Diciamo che ovviamente sono quelle partite che si contano poi, dico sempre ai miei allievi, si contano sulle dita di una mano in una carriera, sono quelle 20-30 partite dove tutto gira, tutte le altre, mediamente ne fai 60-70 all'anno, altre 700-800 sono meno... Sono tutte un problem solving, no? Si dice, cioè praticamente hai dei problemi, non senti bene un colpo, il tuo avversario ti fa giocare male, non ti senti tanto bene, sei stanco, sei troppo rilassato, insomma ogni cosa non va tutto nella sua casellina e devi però comunque fare il massimo e vincere le partite. Tu, a proposito di racchette, hai nominato la Max 200G. Tu hai vissuto... Il mio primo amore. Tu hai vissuto il cambio di racchette, cioè nel senso, l'hai vista proprio il cambiamento tra le racchette, diciamo, di epoca media, fino ad arrivare alle attuali. Tu adesso giochi sempre con Dunlop, con la CX200. Sì. Com'è stato vivere il passaggio... Da legno, poi c'è stato i primi materiali sintetici, fino ad arrivare alla fibra di carbonio oggi. Guarda, ti fermo, no? Cioè, sì, nel senso, sì, sì. È cambiato il tuo tennis in base al telaio o no? Sì, sì, beh, per forza, il telaio ti obbliga a fare dei cambi. Io ho cominciato con la racchetta di legno, come dicevi tu, io ho giocato da piccolino, c'era solo la racchetta di legno, quindi io ho cominciato a giocare a 8 anni, dagli 8 ai 12 anni, nel 1982, si giocava unicamente con le racchette di legno. Cominciavano infatti a venire fuori, non so se tu ricordi, le prime fibre che erano la Ed Arthur Ashe, queste racchette molto particolari. C'era la Wilson di metallo, la T2000 mi sembra si chiamasse. Poi c'era Prokennex che cominciava con la Dynasty, sì. Cominciava in quel periodo, però Dunlop con la Max 200G, quello 82, poi la 150G, prima la 150G. Perfetto, e allora lì tu cosa fai? Il tennis era un tennis unicamente dove si giocava in backspin, si giocava molto più piatto, si accompagnava molto di più il colpo, il servizio si partiva molto con un movimento molto ampio, si facevano delle... Era avevi in mano una racchetta a 400 grammi, cioè 360, 370 grammi più le corde, quindi è ovvio che dovessi per forza fare determinate cose e non potevi dare degli strappi alla racchetta stessa. Il rovescio lo si giocava al massimo piatto, ma se lo si giocava in back, e quindi era tutto diverso. Dopodiché il cambio con la Max 200G è avvenuto nell'84, 85 mi sembra, sì, 85, perché io prima giocavo con la Ed e sono state le prime, diciamo, invece i cambi. Quindi lì rovescio in topspin, cominciato a imparare in topspin, non era semplice, cominciavi a imparare le rotazioni un pochino più accentuate perché te lo permetteva il piatto corde, perché da un piatto corde 80 in legno, 85, poi con la 200G e tutto siamo arrivati poi pian piano sotto gli anni 90, dove invece già c'erano i piatti da 90, e quindi piatto da 90, come dici tu, il carbonio, la grafite, tutto quanto, ed era più semplice riuscire a fare un topspin più esasperato, riuscire anche a far sì che la palla saltasse di più. Quindi la potenza, cambia tutto. Prima avevi tempo di fare un back e venire avanti e venire a fare una morbida volée, appoggiavi la palla molto di più, giocavi gli angoli più stretti lentamente, dopo invece cominci a picchiare la palla molto di più, cominci ad essere un giocatore che comunque da dietro deve tirare molto più liftato alto, e perché poi anche i giocatori dall'altra parte, anche se io ero un giocatore piuttosto pulito, però dall'altra parte c'avevi dei giocatori, ricordati, cominciano, mentre nell'85, 86, 87, quando io comincio professionista, ci sono i vari Edberg, i vari Becker, cioè giocatori che giocavano molto più piatto, anche Agassi e tutti quanti, poi invece 91, 92, 93 incominciano i Bruguera, i Muster, i Courier,
cioè giocatori di, sì, di tutti potenza, giocatori da di potenza estrema, dove la palla saltava tantissimo, tutti gli spagnoli facevano saltare la palla, mentre gli spagnoli, pensa, all'inizio giocavano solo in back di rovescio e molto da lontano, e diciamo, si dice remavano, no? Ma da lontano in back, piatto in back. Dopo invece sono diventati vari Clavette, Bruguera, Costa, e tutti quanti erano giocatori di topspin esasperato, Berasategui, ti ricordi, finalista a Roland Garros, quindi cambiato tantissimo. E poi è stata la scuola che ha portato oggi Rafa Nadal. Sì, assolutamente. Sì. Così. Una domanda di Manuel Iorchera, anche sì. Manuel ex giocatore. Saluto, che ti... saluto. Sì, che ci sta vedendo. Chiede, come è stato il tuo sviluppo tennistico da ragazzino fino ad arrivare alla vittoria di Wimbledon? Ok, intanto ringrazio Manuel, lo saluto. Niente, devo dire che è stato una per me uno sviluppo fortunato da una parte, perché ho avuto la fortuna di andare a vivere all'estero a 13 anni. Sono stato all'estero, ho imparato quindi a stare molto con altri ragazzi, perché ho vissuto in Francia praticamente dal 1983. Non ero considerato, perché in Francia praticamente non gliene fregava a nessuno di me, dato che ero, se vogliamo, uno straniero in patria, quindi giocavo i tornei perché avevo la classifica, e tu sai che puoi prendere in Francia, o come anche in Italia, puoi prendere comunque la tessera, però non sei di interesse nazionale. Quindi io 13, 14, 15 anni li passavo giocando tantissimo fuori dal paese. Sono stato fortunato perché le pressioni non ce l'avevo, benché avessi vinto già, per esempio Under 14, ho vinto sia il singolare che il doppio ai nazionali, quindi facevo parte di tutte le nazionali italiane, da Under 12, Under 14, Under 16 ho fatto laboratorio con l'Italia, abbiamo vinto laboratorio, pensa che nel laboratorio c'eravamo io, Under 16 c'eravamo io, Renzo Furlan, Christian Brandi, Cristiano Caratti e Federico Mordegan. Cinque giocatori, siamo diventati tutti e cinque primi 100, in singolare o in doppio, quindi voglio dire una nazionale che era allenata da Riccardo Piatti, quindi una nazionale fortissima. E no, e quindi ero abbastanza, ecco, per rispondere a Manolo, ho avuto la fortuna di essere un po' fuori dalla, se vogliamo, dall'occhio del ciclone, sempre troppo, però facevo tutti i tornei osservati, ero un giocatore, devo dire, fortunato da quel punto di vista, e anche il fatto che i miei genitori non fossero per niente, diciamo, dentro lo sport, quindi per loro era una cosa divertente, gli piaceva, però non erano così attenti a tante cose, cioè mi facevano allenare bene, io ho fatto le mie cose e sono arrivato piano piano al centro tecnico di Riano nell'86, quando mi convocano al centro tecnico di Riano, a quel punto ho già 16 anni e a 16 anni potevo, i miei genitori mi hanno lasciato un po' più libera scelta di andare ad allenarmi quindi a Roma, sono andato a allenarmi a Roma con Riccardo Piatti e poi sono passato con Roberto Lombardi proprio durante l'inverno tra l'86 e l'87, dove vengo allenato insieme a Eugenio Rossi, a Alessandro Baldoni e da lì ho fatto il salto. Quindi diciamo sono stato, ecco, molto fuori dal paese Italia in quel momento e forse questa è stata, devo dire, forse ti ha dato serenità, forse una fortuna, sì. A proposito, passiamo da Piatti a Panatta e al tuo periodo d'oro nazionale. Sì. 96, 97, 98. Semifinale con la Francia, semifinale con la Svezia, ovviamente parliamo di Davis. Sì. E finale a Milano, che è successo di tutto in quella finale, purtroppo, sempre contro la Svezia. Tu in quella finale sei l'unico che fa punto, se non mi sbaglio, in singolare. Purtroppo sì, devo dire purtroppo, perché si sono fatti male tutti, per cui voglio dire, è stato... Sì, Gaudenzi con la spalla, io ero bambino, avevo... Sì. Non me lo dire, 85. Però, non c'è bisogno, No, ma avevo mio zio, avevo mio zio, che lui era malato di Agassi, però anche tifoso dei giocatori, è da lui che ho preso quella passione del tennis, praticamente, quindi mi è venuto a prendere a casa di mia madre e portarmi a casa dei miei nonni e vedere la finale, quindi è... Però che ricordi hai?
allora, di, guarda, di quelle nazionale... tre, semifinale, semifinale e finale, di quel periodo? Allora, innanzitutto, per dare per onestà intellettuale, io ho avuto due capitani di Coppa Davis. Il primo è stato Adriano, nel secondo periodo è stato Paolo Bertolucci. Ambedue sono stati capitani importanti e veramente bravi nelle loro... D'altronde, oggi Barazzutti è il terzo, no? Il terzo moschettiere, cioè alla fine sì. Comunque sono stati... avevano un'esperienza eccezionale. Adriano, nella prima parte della mia carriera, dall'88 fino... perché ho esordito a 17 anni e 10 mesi in nazionale, e poi me lo sono portato come capitano. Lui fino al 96 è stato il capitano della prima semifinale, dove, devo dire, facevamo dei risultati molto buoni. E la prima semifinale, non so se ve la ricordate, perché parliamo di quella, in Francia praticamente ci fu una specie di furto con scasso. Sì, che il... furto con scasso in Francia, dove... Che parata andò contro l'arbitro, sì, se ricordo, che salì quasi sull'arbitro, sulla... quasi, giuro che salì sul coso, quasi lo butta giù dalla sedia. E ci fu, diciamo, quella polemica lì a Nantes, ci fu una polemica importante, dove avevamo una nazionale molto forte, molto molto forte. E poi l'eredità di quella nazionale, devo dire, continuò nel 97, poi nel 98 fino alla finale, dove si formò un gruppo fantastico. Io credo che in nazionale, lo dicono, lo testimoniano poi tutti nelle varie nazioni, scusami, nelle varie nazionali, quindi nelle varie discipline, i protagonisti. In nazionale, soprattutto per uno sport individuale, o come il nostro, o hai un grande gruppo fatto di veramente ragazzi che si stimano, che non necessariamente, benché lo facessimo molto spesso, almeno io per esempio e Andrea eravamo molto stretti e tutto, o con anche altri giocatori, Omar e tutto, però non necessariamente devi per forza essere amico, ma devi avere grande stima del tuo compagno, grande stima del tuo allenatore, e devi formare un gruppo, secondo me, non solo di quattro giocatori, ma di diversi giocatori che ruotano intorno alla nazionale e che possono dare, a secondo di quando c'è necessità, ognuno il proprio apporto. In nazionale bisogna spogliarsi di qualsiasi egoismo, di qualsiasi, diciamo, idea individualista. Devi pensare solamente al bene dei tuoi compagni e della nazione stessa. Quindi, per dire, io è vero, ho giocato tantissimo in doppio, sì, è reale, in nazionale giocavo in doppio perché necessitava che io giocassi solo in doppio e perché si giocava tantissimo sulla terra, perché c'erano dei giocatori a terra battuta talmente solidi che era giusto che si giocasse sulla terra, e quindi noi eravamo molto forti per quello. Si giocava poco sul veloce, io giocavo poco in singolare, cioè ho giocato 6 o 8 partite in singolare e invece ho giocato 20, 25, 26 partite in doppio dove c'era più necessità. Quindi, ma non faceva niente, io ero totalmente, come dire, integrato nella nazionale perché servivo per fare in quel momento quello che servivo, cioè come doppista. È come un calciatore che dice: sì, sono centrocampista offensivo, ma in nazionale mi chiedono di fare il mediano, faccio il mediano. Cioè non è, è lo spirito. E quindi l'allenatore, secondo me, è quello che fa la differenza. Cioè, se l'allenatore riesce a fare quello, riesce a far capire a tutti il proprio ruolo, che è importante, li motiva e trova chiaramente ragazzi intelligenti, secondo me la nazionale a un certo punto, prima o poi, come anche la nostra adesso, farà un grande risultato. Andrea Gaudenzi è stato il tuo miglior compagno di doppio? No, direi è stato il mio migliore amico in quegli anni sul circuito, compagno di doppio, giocavamo molto bene perché ci integravamo molto molto bene con Andrea. Sulla terra devo dire che probabilmente era il migliore compagno che io potessi avere, un giocatore solido, un giocatore che sbagliava zero, che nei momenti importanti non aveva paura di spingere, comunque era un ottimo giocatore anche diciamo al volo, quindi sulla terra decisamente sì, tanto che abbiamo vinto tornei, abbiamo vinto Casablanca, abbiamo fatto finale a Bostad, abbiamo fatto un'altra finale importante, giocando anche non tantissimo, abbiamo fatto tanti risultati importanti e non abbiamo
penso sulla terra che io e lui in nazionale non abbiamo mai perso sulla terra, quindi veramente un record importante. Giocatori che hanno giocato con me in doppio che erano i migliori, io ho giocato con Edberg, ho giocato con Becker, ho giocato con McEnroe, ho giocato con Raux, con Kühnen, ho giocato con Omar Camporese, con Goran Ivanisevic, quindi voglio dire ho avuto dei compagni fantastici che devo dire erano veramente dei compagni dove potevo anche ogni tanto prendermi delle belle pause che comunque tiravano la carretta loro. Ma visto che hai giocato con tutti e li hai conosciuti quindi tutti, sì. Ma qualche aneddoto, com'erano? Adesso. Aneddoti ce ne sono troppi, ma poi dopo mi denunciano perché... Beh, ma tanto, è me che lo forse che è quello un po' più facile la denuncia. No, su John c'è una cosa divertente. Allora, John era molto, molto, disordinato. Per cui, per dire, una volta John dovevamo partire da un torneo e ci dovevamo trovare giù tipo alle 10 per partire con la macchina. E a un certo punto Sergio mi dice no, andiamo su perché John non è pronto per partire, dobbiamo andare, tutto, arriviamo, e aveva perso, per dire, il passaporto e siamo stati 20 minuti a cercare il passaporto nella sacca, per dire, queste cose così. Oppure, non so, vabbè, ce ne sono tanti, però in generale io per esempio, scusate il cagnolino perché siamo in casa, vabbè, capita. Quindi... in generale sono stati tutti amici importanti. Una cosa, per esempio, con Andrea avevo un modo di stare in campo per esempio molto divertente, che allo stesso tempo secondo me insegna anche ai giovani. Noi giocavamo e ogni punto come se fosse realmente un breakpoint, o come se stessimo sotto un breakpoint, cioè proprio noi ci dicevamo, per dire, ogni volta che andavamo su un break, per esempio andavamo un break sopra e lui mi guardava e mi diceva: Diego, siamo break sotto, siamo break sotto, non possiamo perdere questo punto, siamo break sotto. Oppure se avevamo palla break, dicevamo che la palla break era per gli altri, come per dire non possiamo mollare neanche mai un punto, neanche se sei due break sopra, siamo due break sotto. Cioè l'idea di comunque Andrea era un motivatore, era un ragazzo che stava sempre, cioè non ci levava mai dall'attenzione di giocare punto a punto, per esempio. Quello era molto importante. Poi allora, la più divertente di tutti è su Michael Liodra, che alcuni conosceranno. Liodra è stato un grande giocatore di doppio francese, ha vinto anche la Coppa Davis e tutto. Con lui era molto più piccolo di me. Ci conosciamo e, vabbè, primo torneo che facciamo insieme a Mallorca, vinciamo il torneo dalle qualificazioni, perché lui non aveva classifica, tanto era giovane. E allora ti racconto qua, a un certo punto era talmente pazzo, Michael, ma talmente pazzo che a un torneo del Queens che giocavamo insieme, torniamo in transportation a casa e lui scommette con me e mi dice: scommetti che adesso, durante il tragitto che torno a casa, butto tutte le cose dai finestrini e quando arrivo sotto casa salgo dai tubi innocenti anziché dalle scale. E io ho detto: sì, scommettiamo 50 pound, vabbè, 50 euro per dire. Lui si è cominciato a levare la maglietta, i pantaloncini, le scarpe, tutto quanto, non le mutande. ha buttato tutto dal finestrino a Londra. E poi quando siamo arrivati sotto casa, io sono salito dalle scale e lui è salito dai tubi innocenti al terzo piano e è entrato in casa, per farti capire la pazzia che siamo giocatori un po' sui generis alcuni. Quegli anni forse c'era una sorta di libertà maggiore rispetto adesso, che sono forse un po' più controllati? Ma io non lo so, perché non conosco i ragazzi, devo dirti, non li conosco bene i giocatori di oggi, no? Quindi i top non li conosco. È ovvio che il un po' il giocatore eccentrico, il giocatore un po', come dirti, completamente malato, cioè, penso anche oggi, cioè, sono di me, non è, ecco, queste erano le eccezioni, perché poi la maggior parte dei ragazzi era comunque molto molto professionale, dei professionisti pazzeschi,
Però c'è la parte un po', il giocatore di tennis, dai, ce l'ha la parte un po' malata, perché sennò non fa il giocatore di tennis, fa altro. Se ti ricordi a Roma l'anno scorso che abbiamo preso di lui Universale, era proprio esattamente quasi un anno fa, c'era Kyrgios che girava con lo Zenetto. Sì, quindi sì. Anche a Roma l'anno allora, scorso lì, esatto, sono... lì esatto, per esempio, ecco, lì c'è il massimo della diciamo in quel caso dell'autolesionismo e della difficoltà a stare concentrato, insomma, quindi sicuramente ce l'hai sempre quel tipo di giocatore. Quanto hai dato alla nazionale e ti ha tolto qualcosa a livello tuo singolo? Sono scelte, Isidoro, io dico sempre che, allora, e quanto la nazionale ha dato a me, secondo me, e per finire la domanda in modo, secondo me, corretto. Allora, io ho dato alla nazionale tutto me stesso, perché quando nasci, secondo me, in Italia, poi cresci all'estero, soprattutto in Francia, devo dire, non so in Germania perché non sono mai stato, ma in Francia, dove comunque i cugini sono belli tosti con noi, diciamo, da quel punto di vista, ti crei una specie di... sciovinismo, ecco, di veramente di voglia di rappresentare l'Italia e la bandiera molto più importante quando sei all'estero rispetto probabilmente a se cresci in Italia o quindi nella propria nazione. Io ho dato tutto da subito, ho litigato con i miei vecchi allenatori, tra cui Bollettieri e Günther Bosch, quando dicevano che io non dovevo andare in nazionale finché non ero veramente forte per poter dire la mia. E invece sono voluto andare ascoltando Adriano Panatta. Ovviamente la nazionale ha dato a me, dal punto di vista diciamo dei risultati, tantissimo, ma soprattutto mi ha restituito delle emozioni, secondo me, che non avrei mai provato se non l'avessi giocata. E per quello che i miei più grandi ricordi sono legati anche alla nazionale. Cioè, sentire un paese dietro di te, avere come a Milano 14.000 persone o a Roma 10-12.000 persone che urlano il tuo nome, l'Italia e tutto, vedere sbandierare il tricolore, secondo me tu essere lì all'inno nazionale e cantare da protagonista in campo, poche cose al mondo ti danno, probabilmente le Olimpiadi e probabilmente i Grandi Slam. Allo stesso tempo mi ha levato qualcosa, sì, perché chiaramente io in nazionale giocavo sulla terra. Molto spesso, giocavo molto spesso in doppio, quindi dovevo sia preparare, diciamo, la terra e quindi fare tanta preparazione di tornei sulla terra, quando io ovviamente giocavo meglio superfici indoor sul veloce, ma lo facevo senza nessun tipo di problema. E quindi oggi sono felice che la gente si ricordi di me proprio come un grande giocatore nazionale, perché. Vedi, c'ho sempre azzurro addosso, guarda. No, e poi hai fatto anche le Olimpiadi Sempre 88, 92, azzurro. Sì, 96. abbiamo fatto le Olimpiadi. Abbiamo fatto le Olimpiadi, che è una cosa spaziale, secondo Beh, e me. tu ancora oggi sei un volto, si può dire, del tennis nazionale. Perché quando Super Tennis, Eurosport, Sky, tutte le interviste con i maggiori giocatori a fine partita, l'Internazionale di Roma, ci sei sempre tu. Quindi ancora oggi ti è riconosciuta questa cosa. Ma guarda, ti ringrazio, perché veramente io tante volte devo dire, ho avuto il riconoscimento da parte della gente, tantissimo. Dico sempre una cosa che non so se è totalmente corretta, ma perché poi ho avuto anche i riconoscimenti dagli addetti ai lavori, ci mancherebbe altro. Però la gente veramente mi ha riconosciuto questo ruolo di personaggio, come dire, del popolo, se vogliamo, un giocatore molto... molto vicino alla gente, e questa è una cosa che mi fa molto piacere, mi rende orgoglioso il fatto di essere un giocatore che le persone si ricordano come un giocatore che voleva veramente il bene dell'Italia, quindi il bene della gente, della nazionale, e sono orgoglioso di fare parte diciamo, di quei giocatori che le persone ancora oggi, se vogliamo, nei quali ancora si identificano da quel punto di vista e la federazione mi dà la possibilità, tra l'altro, di fare tutte queste belle cose, di rimanere al foro a fare queste cose eccezionali, perché anche, sai, premiare Nadal, premiare Federer, stare lì e tutti questi grandi atleti, giocatori, e farlo in prima persona davanti
a tante persone, a 10.000 persone, sono emozioni fantastiche che mi ricordano quando ero protagonista e adesso in modo diverso lo sono ancora e veramente ringrazio chi mi dà la possibilità di farlo. Anche perché non è una cosa da poco. Io i primi video, nel senso in diretta da Roma, li ho fatti con te. E tu hai, secondo me, ora non perché diciamo che siamo ormai, posso dirlo, amici, nel senso ci vediamo Siamo spesso, amici, sì, siamo amici, siamo spesso amici. durante l'anno, tu dai forza. Non so se ti deriva dalla tua esperienza nazionale, ma io, se ti ricordi, la prima volta ero emozionatissimo, chiusi allo stand a Roma, e tu vai, sì, vai tranquillo, segui me, e hai una capacità poi di parlare che non è scontata per nulla. Anche visto la tua esperienza da telecronista, e secondo me questa è una cosa molto importante. Non tutti sanno parlare e poi parlare davanti a una telecamera e dare sicurezza. Ma forse questo esce da questa parte qui, esce il mio essere napoletano e tirarmi fuori e Questo cavarmela, l'azzurro. esatto, cavarmi un po' fuori da tutte le situazioni, no? Sono comunque abbastanza logorroico, per cui anzi alcune volte mi dicono anche di smettere, magari. Quindi questo mi aiuta. Poi devo dire che la telecamera non mi ha mai, diciamo, messo soggezione, è una cosa che non sento da quel punto di vista e mi piace parlare alla gente, mi è sempre piaciuto. Devo dire che in più queste trasmissioni che ci siamo inventati io e te, piuttosto che quando dal foro, piuttosto che quando faccio dal foro stesso, poi faccio anche la rubrica quella tecnica con tutte le parti tecniche per spiegare i colpi dei giocatori e che tanti mi riconoscono e mi dicono che piace tanto e che si divertono, è una cosa che veramente mi dà una grande soddisfazione. Cioè, a me la televisione e il video Piace. piace molto, sì, mi diverte, ma senza nessun tipo di, voglio dire, di obiettivo o di vanto. Mi piace stare con la gente, quindi parlo volentieri con le persone. 2001 termina la tua carriera. Purtroppo perdi la seconda finale a Palermo nel 2000 e nel 2001 finisce la tua carriera da giocatore e comincia il tuo percorso che ti porta fino ad oggi alla Narciso Tennis Academy. Cominci come manager, allenatore. Flavia Pennetta, Volandri, Mager, poi Giustino, Basso, Krajinovic, quindi anche tutti i giocatori tra i top 100. Flavia ha vinto anche lo Slam americano. Com'è stato il passaggio da io sono giocatore, quindi io sono io, a tu al loro, tra virgolette, al loro servizio, quindi aiutare tu i nuovi giovani? Guarda, innanzitutto non è facile, nel senso che pensa che alla fine della mia carriera cominciavo già a chiedermi cosa volessi fare. Siccome sono uno a cui non piace stare, come dire, senza fare niente, decisi subito che la cosa che mi sarebbe piaciuto fare era quella di scoprire nuovi talenti. È una cosa che mi piace tuttora, vedere un ragazzo giovane e vederlo crescere e diventare qualcuno è la cosa che forse mi entusiasma di più in assoluto, più di allenare un giocatore già forte, assolutamente. E quindi ho scelto subito, ho studiato marketing, ho studiato manager e management e ho lavorato con delle società, prendendo Flavia Pennetta, Filippo Volandri all'epoca e poi dopo altri giocatori. E subito dopo che avevo smesso di giocare, li sono andati a prendere presto presto quando erano piccoli. Con Flavia e con Filippo li abbiamo portati nei primi 30-40 giocatori al mondo. E ho vissuto delle cose eccezionali. Ho vissuto Filippo che ha fatto i primi quarti di finale a Monte Carlo a Roma, con il quale ho vissuto degli anni bellissimi. Ho fatto lo stesso con Flavia fino a portarla a Wimbledon a giocare sul centrale di Wimbledon. E poi dopo era un pochino pesante perché prima sei giocatore, poi fai il manager, allenatore, vai in giro, sei sempre comunque con la valigia pronta. Non avevo una famiglia, non avevo dei figli, non avevo, diciamo, una casa, una dimora. Ho preferito un attimo fermarmi e dal 2004 al 2012 ho fatto altro. Ho fatto il manager nell'immobiliare, nello yachting, nelle energie rinnovabili. Sì, ho avuto una carriera da manager, diciamo, fuori dal campo. Devo dire anche molto, molto carina, molto bella. Sempre con un occhio,
avevo le te- compravo le tende praticamente con la mia società, con la nostra società prendevamo le tende al Monte Carlo Country Club, ai tornei più importanti in Francia, per poter essere presente nel tennis sempre e non abbandonare mai. Quindi facevo da sponsor ai vari, diciamo, tornei importanti. E poi nel 2012 ho deciso di ritornare al tennis con una giovane promessa, che è stato Gianluca Magher, che, con il quale che ho visto giocare in un torneo estivo, mi sono innamorato di questo giocatore e l'ho riportato, l'ho portato, perché lui era 2-5, quindi era un ragazzino giovane, e l'ho portato ad essere un giocatore, diciamo, di livello importante, prima che poi facesse adesso gli ultimi risultati, perché io l'ho lasciato per onestà, l'ho lasciato 3-4 anni fa, che era 280-300 al mondo, e poi dopo lui ha fatto la sua parte. Invece volevo raccontare una cosa bellissima, perché in quel mentre, nel 2014, mi chiama Novak Djokovic tramite Edoardo Altaldi e mi chiede se per conto di Novak voglio allenare dei giovani talenti serbi. E questa è stata per me, come allenatore, quindi oggi, il più grande riconoscimento di, diciamo, di allenatore, perché benché abbia vinto anche, voglio dire, sono contento e ringrazio chi mi ha votato come miglior allenatore italiano, sì, nel 2014 e tutto, quindi sono anche stato insignito di questa cosa molto, molto bella e molto, che mi fa molto piacere, però per me la cosa più importante è stata quando Novak mi ha chiamato a lavorare insieme a lui ad un team di ragazzi giovani, che, tra i cui c'era suo fratello Marco, e per farli diventare grandi giocatori. E come lì, Novak? Novak è stratosferico, cioè è un ragazzo veramente, senza esagerare, fuori dalla norma. Ma io Novak l'ho conosciuto, che era giovane nel Principato di Monaco, a Monte Carlo, quando... Aspetta, caduta la linea, Diego. Ecco, sì, no, ok, sei tornato, tornato. Sì. E dove io ero giocatore io e lui non lo era ancora, era piccolino, quindi abbiamo avuto una conoscenza già quando lui era giovane ragazzo. E devo dirti che è veramente qualcosa di speciale, è un ragazzo speciale, ha qualcosa di speciale dentro, come i più grandi hanno dentro, no? Per diventare un atleta così importante, che domina per così tanti anni e che ha, diciamo, questo stress pazzesco da dover gestire tutta la vita, devi essere una grande persona. Io penso che questi non sono uomini, sono Superman, e sono persone veramente uniche, con un grande cuore, con una grande testa, e quindi li ammiro e ammiro Novak, e lo ringrazierò sempre per essere stato vicino a lui. Ho imparato anche quelle poche volte, perché sono stato con lui un anno, poi ho deciso di smettere, ma devo dire è stata un'esperienza eccezionale. Allora Diego, ci sono un po' di domande, allora intanto ti salutano tutti, Fabio Lena, Manolo Iorchera, Mauro Piazza, ma un sacco di ragazzi. Saluto tutti. Allora, Miracoli Massimo chiede della finale di Milano contro la Svezia, sì, tu hai giocato, ci hai portato l'unico punto. Poi Antonio... Sì, ha risultato acquisito. È l'ultimo giorno, purtroppo ricordiamo che Andrea si ruppe in diretta il tendine della spalla il primo punto il primo incontro. Quindi purtroppo andammo sotto non solo 1-0 a 6 pari al quinto, mi sembra stessero 6 pari al quinto o qualcosa del genere, ma soprattutto Andrea non poté giocare poi con me il doppio il giorno dopo e l'ultimo giorno, quindi praticamente... purtroppo la partita finì così, 3-0, e io feci l'unico punto. Poi c'è Antonio Donati Chiriatti che ti saluta e ti dice: ciao Diego, benvenuto nel Team Dunlop, ci vediamo al prossimo doppio con Mario e Roberto. Immagino che state organizzando dei doppi. Oggi tu fai parte, appunto, mi ricollego a questo, scuola, tu hai una tua accademia poco fuori Milano, Anargiso Tennis Team, sì, e con cui collabora anche Dunlop. Ci racconti questo progetto? Guarda, è una... Aspetta, prima perché riprendi, sì, perché mi hai dato questa news che voglio dare, sì, prima. Federico Arnaboldi
entrerà seguirà Federico Narbordi da lunedì, cioè da quando si potrà rientrare in campo. Sì, è un accordo che abbiamo fatto prima di che venisse fuori un po' tutta la pandemia, purtroppo, e quindi non abbiamo potuto cominciare. Federico farà parte del team, sono due. Io mi dedicherò a 8 giocatori in modo particolare, i due più grandi che sono Federico Arnaboldi e Gianmarco Ferrari, che sono ambedue del 2000, sono due prospetti interessanti. Federico, come ricordate, ha vinto l'Avvenire nel 2016, quindi è un ragazzo con assoluta potenziale di poter diventare forte. E poi ho altri giovani talenti che fanno parte del mio team. Il discorso è semplice. Io quello che sto facendo, sto tirando su una serie di scuole sul territorio, dove io do la mia, diciamo, il mio know-how, quello che è la mia esperienza sin da quando i ragazzi sono giovani. Dopodiché, piano piano, questi ragazzi e quelli che vogliono fare un percorso diverso entrano a far parte del top team, quindi dei ragazzi più seguiti da me personalmente. È un progetto che nasce dall'idea di poter far crescere soprattutto ragazzi e ragazze, per farli diventare uomini e donne, perché indipendentemente dal quale reale ranking raggiungono, ho allenato fino ad oggi più di 80-90 poi ragazzi che hanno avuto ranking ATP e WTA. Sono tutti ragazzi che però con i quali rimango in contatto, che poi dopo fanno o gli allenatori oppure fanno i manager o scelgono, per esempio un paio di loro stanno facendo fisioterapia piuttosto che odontoiatria, cioè sono ragazzi poi che non è che se non diventano top 100 hanno fatto un'esperienza che non serve loro. Attenzione, è molto importante questa cosa qua. Io sì che cerco anche volentieri giocatori come Magher, i giocatori come Giustino, come Krajinovic, che sono andati nei 100 e fanno bene, ma soprattutto cerco di dare un'impronta e insegnare loro quei valori che il nostro sport, e dico il nostro sport perché è uno sport fantastico, riesce a dare loro nel corso della loro crescita, proprio personale più che professionale, e che dopo servirà loro sicuramente come bagaglio per poter affrontare tutta la parte poi dopo della vita, con, diciamo, cavalcandola, no? Non subendola, ma cercando di farla fluire da una parte sicuramente, ma dall'altra cercando anche di indirizzarla, perché penso e sono convinto che la vita vada comunque scelta, vada indirizzata, vada, come dire, almeno come dire, personalmente gli si debba dare un indirizzo. Non la si può vivere solo dicendo vabbè, ma è così, purtroppo c'è poco lavoro, c'è poco. No, bisogna lottare, bisogna cercare di vincere, bisogna cercare di trovarsi lo spazio per poter andare avanti bene la vita. Il tennis ci insegna tantissimo. E a proposito di questo, scrive Vittorio Vietta, sì, che è il papà di Liliana, che dice: grazie a te sua figlia ha trovato la passione per questo sport, che penso che sia una delle cose più belle che un maestro, in tuo caso un coach, possa sentirsi dire. È fantastico. Io spero, guarda, i ragazzi mi danno tanto. Allora, quando mi dicono: Diego, ma perché? Non so, io ho avuto occasione di allenare giocatori internazionali, ripeto, io sono andato via da Krajinovic, lo voglio dire per far capire proprio il mio spirito, io sono andato via dal team di Djokovic, che le persone, alcuni miei colleghi mi hanno detto: tu sei pazzo, tu stavi nel team di Djokovic con Filip Krajinovic, che avevi portato, perché l'abbiamo portato insieme nei primi 100, potevi fare, voglio dire, un giocatore top 20, top 10 e tutto, e sei venuto via. Perché? Semplicemente a me interessa il progetto, avevo fatto quello che volevo fare, dovevo portare un giocatore dove lui aveva assolutamente, come dire, aveva tutte le caratteristiche per arrivarci, quindi meritava. Ma poi il mio io non ho una così tanto una, diciamo, velleità di essere coach. Io vorrei, e questo ringrazio Vittorio, perché quando un ragazzo scelgono il tennis, si allenano con me e poi, anche se sono piccoli,
hanno, prendono questa passione e la vivono come la più grande passione della loro vita, per me io ho vinto, e questa è la cosa più, è già un successo. Più bella. Sì, assolutamente sì. Altra domanda che chiedono, oggi giochi ancora? Sì, per giochi ancora, sì. Che te la io usi la CX200, giusto? CX200 assolutamente. Come ti trovi? Una racchetta molto molto fedele, una racchetta che io reputo un po' old style, nel senso che fa sentire che sei tu a manovrarla e la palla, a seconda di quello che vuoi fare tu, diciamo, risponde in modo molto molto preciso, e quindi mi piace tanto per quello, perché mi ricorda un po' le racchette con le quali sono nato, dove se vuoi spingere spingi, se vuoi tenere tieni, puoi fare un po' tutto, puoi giocare piatto, puoi giocare in topspin, puoi veramente divertirti. Come oggi il tuo rapporto con Dunlop ancora oggi, dopo 30 anni ormai? Ma è eccezionale. Io poi con Daniel Beswitch e con Jason sono assolutamente allineato con tutto il loro lavoro. Penso che Dunlop assolutamente possa e debba ritornare, diciamo, tra i Fab Four, quindi prima era addirittura probabilmente all'apice della, ed era la racchetta numero uno al mondo, e penso che lo possa rifare assolutamente. So che ci sono degli investimenti importanti proprio per fare questo. Io sono felice di far parte della famiglia Dunlop, perché è la famiglia con la quale sono cresciuto, e quindi ho grande piacere a rimanerci. Diego, prima di lasciarti, e già ti ringrazio per l'ora che mi hai dedicato, un piccolo gioco, senza pensare, ti farò un 3-4 domande, okay. Rispondi proprio istintivamente. Vai. Il giocatore che più odiavi sfidare? Agassi. Il giocatore che hai amato di più? John McEnroe, senza dubbio. La più grande sorpresa della tua vita dal punto di vista giocatore? La sorpresa? Sì. È diventato forte, non te l'aspettavi? Forte non me lo aspettavo. Porca miseria, questa qui è tosta. Aspetta. Non lo so, perché veramente mi aspettavo tutto. No, Muster numero uno del mondo. Non te l'aspettavi? Muster numero uno del mondo. E invece il giocatore che l'hai visto da ragazzino ha detto questo diventa un top 10, lo è diventato. E lo è diventato? Sì. Ho visto Federer a 15 anni e dissi a, Sergio Palmieri, questo diventa numero uno, e numero uno è diventato. E sei uno dei pochi che l'ha detto, ti posso dire questa cosa, perché ho parlato invece con 2-3 persone che ci hanno anche giocato contro Federer, dicevano sì, forte, ma addirittura gli manca il rovescio. Ho sentito dire questa cosa guarda, a 16-17 anni. Roger giocava così già adesso, già allora. Allora ti dico perché. Io ho visto poi, attenzione, io dico questo per farvi capire, io avevo un torneo nel 1994, al 2000 ho organizzato un torneo durante la mia carriera che si chiamava, che erano gli internazionali di Napoli, che erano $100,000, da 50 poi era passato a $100,000, e la mia famiglia, con la mia famiglia organizzavamo questo torneo. E io facevo la parte, diciamo, se vogliamo, ovviamente di pubbliche relazioni, perché giocavo, e in più sceglievo tutte le wildcard del torneo, per cui facevo un po' da direttore del torneo anche se non ero presente. Sceglievo ogni anno il giocatore che secondo me poteva essere il giocatore, diciamo, dell'anno che sarebbe esploso successivamente, quindi davo sempre una wildcard a un giocatore già conosciuto, tipo ho avuto Leconte, Emilio Sanchez, Chesnok, ho avuto i giocatori Andrea Gaudenzi, ho avuto i giocatori già di livello altissimo per un challenger. Quindi giocatori che erano chiaramente un po' vecchiotti, ma che facevano, no, che erano dei fenomeni, erano dei fenomeni eccezionali. Poi cosa facevo? Prendevo i giocatori italiani giovani, e va bene, e poi prendevo un giocatore che secondo una wildcard la davo al miglior talento secondo me dell'anno. Allora, senza Marat Safin, numero 500-600, Felix Mantilla, Juan Carlos Ferrero, numeri uno, due numeri uno, e il quarto, aspetta, chi è stato? Aspetta, il francese,
Vabbè, insomma, tre o quattro così per farti capire. Nel senso, io proprio li vedo prima, nel senso che io li vedo come camminano, come, e li vedo, già li vedo proiettati. Cioè, io vedevo Safino, vedevo Juzni, vedevo sti ragazzi e dicevo: no, questi, cioè, questo va, perché non è solo come colpisce la palla. Tu lo vedi il grande campione, lui già non sa di essere campione, ma come sta in campo, come gioca, la non paura di giocare, la testa. Già lo vedi che tu, se lo sai cosa faccio io? Io lo prendo e lo trasporto nella mia testa e lo metto sul centrale di Wimbledon e dico: ci sta o non ci sta questo sul centrale di Wimbledon? In questo momento, com'è lui? Ci può stare, poi non vince, però ci può stare lì. Cioè, lo vedi sicuro che te lo vedi e tu dici: caspita, questo gioca contro in questo momento contro e ci sta. Non è che dice: ma che ci fa questo qua dentro? Se lo vedi a 16 anni che sta là dentro, già vuol dire che ci può stare, capito? Ora una mia curiosità, io sono malato di Agassi, perché Agassi odiavi giocarci contro? Perché la palla tornava talmente prima che non avevi il tempo neanche, io guarda con Andre, tu colpivi la palla, mentre usciva dalla tua racchetta, che alzavi lo sguardo, la palla già stava tornando, e quindi ho avuto la fortuna, Isidoro, di non giocarci mai contro in partita, perché avrei fatto una figura becera, perché avevo bisogno comunque un po' di tempo per poter giocare, capito? Invece Nicola per dire, con Sampras, che a quell'epoca era un grandissimo giocatore, ci giocavo, ci ho perso 7-6, 6-4 una volta, cioè non è che non ci potevo giocare, con Becker uguale, cioè era proprio Agassi che non ci potevo giocare contro. L'ultima domanda di Nicola Cannone, sì? Secondo te un giocatore... parleremo tra 3 anni, non diciamo Sinner per scaramanzia, io sai che sono scaramantico, non lo diciamo, togliamo Sinner, chi può essere? Un giocatore che tra 3 anni sentiremo, caspita, perché io sono stato il primo a dire di Tsitsipas 3-4 anni fa. Ah, questa è bella. Come si chiama l'amico che mi ha fatto la domanda? Nicola Cannone. Allora, io spero, dico una cosa veramente con una grande speranza, perché credo tantissimo in questo ragazzo e tutto. Tutti dicono Sinner, ovviamente, ci mancherebbe altro. Io però dico che Musetti, secondo me, se fa i necessari passi e soprattutto... diciamo, se viene veramente aiutato da quel punto di vista a non abituarsi al suo gioco, lui è talmente forte a saper fare tutto, deve scegliere una strada e perseguirla con grande diciamo certezza e forza, e secondo me con lui ci possiamo divertire, che ha un talento, mentre Sinner è un giocatore immenso, è una macchina, no? Invece con Musetti potrebbe essere più, come dire, divertente, ecco, da quel punto di vista. Pensa che con Sinner ce l'ho io un aneddoto, invece. Ok, vai. L'anno scorso a Roma lui doveva allenarsi e io stavo facendo delle fotografie al centrale. Ero lì come, diciamo, come fotografo. Poverino, lui arriva e io devo fare ancora 3-4 foto. Lui fa, viene lui da me, fa, ci vuole ancora tanto, faccio, scusami, vado 5 minuti e finisco. E poi vinse il turno dopo la sua prima partita sul centrale. Sì, ma no, ma è un ragazzo talmente gentile, ti giuro, guarda. No, è di un'educazione, che poi anche in Player Lunch gioca a biliardo con tutti, va d'accordo con tutti, sta simpatico a tutti. E... Sì, sì. Davvero, Diego, io ti ringrazio e faccio un uso personalistico di questa diretta. Se un giorno capita che allo stesso torneo c'è Novak e André, me li presenti, soprattutto Agassi? Te lo dico 100%, sarà un sì, e 100% voglio dire, è un mio, diciamo, dovere, e lo farò volentieri. No, anche perché dicono che c'è una leggera somiglianza, ora anche di peso, tra me e André. Quindi... Ti ringrazio ancora, Diego, ciao. Gentilissimo come sempre. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao, ciao, ciao.